Ripartiamo con la quinta tappa dopo aver prenotato la notte in questo meraviglioso complesso turistico. Ripartiamo per riprendere il nostro cammino, praticare la prossima tappa e torneremo qui stasera proprio perché al termine della quinta tappa non sono previsti alloggiamenti o possibilità di alloggiare. Adesso andremo ad attraversare la bellissima spiaggia del paese e di Tirant e avremo una tappa alquanto montuosa per qualche ora. Si è alzata un po' l'aria e vi posso garantire che adesso camminare con un piccolo zainetto da passeggio, visto che i nostri zaini da pellegrini li abbiamo lasciati in stanza, ci sembra proprio di passeggiare. A dopo. Regalo camminare qui adesso a Borgo Mare nell'ora più calda della giornata. Il sole si è leggermente mascherato e si è alzato il vento nuovamente. Mai avrei pensato di affrontare questa quinta tappa in questo modo così leggero, così speciale, di una bellezza strepitosa, rude, ma bellissima. Pausa. Abbiamo trovato un posto bellissimo. Verso il fine tappa. La fine della quinta tappa è un susseguirsi di piccole calle, una dietro l'altra.
la voglia di farmi un bagno è immensa. Forse siamo arrivati all'ultima salitina per oggi, forse, non lo so. Eh no, dubito, no no, ce n'è ancora una di là che ci porta dentro. Anche oggi abbiamo percorso buoni 22 chilometri e per quanto siamo così abbastanza abituati a queste distanze, vi posso garantire che i sali scendi lungo la costa sono veramente pesanti per le gambe, come i tanti passi sulle spiagge, dove si affonda facilmente. Namaste. Qui termina la quinta tappa e qui torneremo domani per riprendere con la sesta, una delle più dure, si dice, di tutto il percorso, ma faremo esperienza domani.